che salva l'Italia e il mondo, mi pare un po' poco, però c'è anche meglio. Allora, mentre vengono distribuiti i documenti in cui è riportata appunto la piattaforma che adesso cercherò in 7 minuti, anzi 6 ormai, di presentare, vorrei dire intanto alcune brevissime cose. Intanto questa non è la piattaforma fatta da Fabio Cristofori, ovviamente. Io devo ringraziare tutti e ognuno delle persone, soci aderenti e amici che hanno mandato il loro contributo, perché veramente è stato importantissimo e notevolissimo. Poi voglio dire che non è assolutamente esaustiva, perché ovviamente non sarebbe esaustiva in nessun momento, penso, della storia, ma oggi ancora di più, voglio dire, sono talmente complessi, i problemi sono talmente vasti e la realtà è così complessa che noi diciamo che abbiamo avviato un processo. Stamattina, quando c'è stato questo piccolo contrattempo per cui non è stato possibile partecipare alla messa, ho pensato, mi sono commosso, ho pensato che il Signore, scusate questa piccola digressione di livello diverso, nella sua misericordiosa pedagogia ha voluto scompaginare un po' i programmi per metterci insieme a celebrare le lodi, aiutandoci, diciamo, psicologicamente ad avviarci a un'unità di intenti che è previa, diciamo, a quella che è il lavoro che dobbiamo svolgere, ma non solo qui, ma nella società italiana, insomma. Ecco, noi abbiamo un processo che è per sviluppare nel tempo, che è più importante di quello di occupare spazi frettolosamente, che sarebbe assolutamente inefficace, per servire, ma perché? Ma perché la nostra responsabilità dei cristiani è interpellata dall'urgenza della situazione e siamo chiamati a servire il paese. È proprio il momento del coraggio questo, e penso che sia proprio il momento nostro, perché quando le cose diventano così complicate, come è successo nel dopoguerra, lo spazio si fa perché devono essere i cattolici a tirare fuori il paese, diciamo, a tirare fuori il paese dall'impasse. Allora, io adesso scorrerò questo documento, voi ce l'avete in mano. Diciamo che è costituito da due parti. La prima parte, diciamo, è preliminare, previa di presentazione e introduzione. La seconda parte, che comincia a pagina 3, diciamo che è più specifica di quello che poi dovremmo andare a deliberare, diciamo. Scorrerò rapidamente. L'introduzione è costituita da due parti. La radice dell'albero e l'amore che ci muove, cosiddetto. Allora, trovate questa prima parte, quella che ho titolato Radice dell'albero, a pagina 67 di questo libro, ed è questo qui che nel documento è uno straccio di una mia riflessione più ampia, più comprensibile forse, che è presente nel libro. Necessariamente dovrò stringare, e questo forse non aiuterà nella comprensione di concetti spesso tagliati. Allora, così come dice Tommaso Moro, che secondo me è sempre da tenere a riferimento, è attualissimo per noi, diciamo, perché è stato testimone del primato della coscienza, è un politico di primo livello, un servitore del suo paese, anche una persona che ha seguito però alta pure la coscienza al dettato dispotico di un sovrano che aveva generato nei suoi comportamenti. Appunto, quando la norma, ovvero il diritto positivo, l'assetto giuridico e sociale, economico e istituzionale degradano e la prassi politica del genere, è necessario ripartire dai fondamenti, ovvero tornare alle costruzioni dell'edificio culturale, ovvero tornare a fondare le costruzioni dell'edificio culturale, sociale, economico, istituzionale e politico sui fondamentali costitutivi dell'uomo. Qui ci sono dei passaggi che io vi salto, perché li trovate nel libro, tale per cui si arriva alla conclusione del fatto che il riferimento antropologico è fondamento di riferimento per costruire l'edificio che abbiamo detto adesso, è
la persona e la famiglia, che sono due entità strettamente inscindibili, perché non c'è famiglia senza persona, non c'è persona senza famiglia, e la famiglia qualifica la persona in quanto tale, perché al di fuori della famiglia la persona è o individuo o massa. Quindi quello che è afferente quello che è afferente alla persona, diciamo, è un bene incommensurabile, perché la persona è costituita di dignità in quanto è individuale, razionale e relazionale, e ne fa l'unico soggetto nell'universo, diciamo, tra le creature. Quindi questi principi, ciao, vieni, accomodati. Allora, ben arrivata. L'ha fatto apposta? Allora, dicevo che questi principi sono i cosiddetti principi che afferenti alla persona, sono i cosiddetti principi intangibili, che però forse sono stati un po' maltrattati negli ultimi tempi, perché non sono, diciamo, l'ultima frontiera invalicabile oltre il quale c'è il baratro. Non sono soltanto questo, c'è il baratro, perché così non si riuscirebbe neanche bene a difenderli, ma sono e soprattutto la premessa e il fondamento costituito del patto sociale alla base del vivere civile, della società, delle istituzioni e delle varie articolate determinazioni organizzative e legislative. Tanto per farla breve, la famiglia quindi è sinteticamente matrice della persona e soggetto costitutivo della società, che antecede la società e lo Stato, perché lo Stato è legittimato solo se si riconosce strumento per realizzare lo sviluppo delle persone, delle famiglie e dei corpi intermedi, se no diventa un despota come alla stregua di un'altra. Allora, cos'è che ci muove, no? Cos'è che ci muove? Di fronte a questa crisi epocale, direi eccezionale, perché di crisi fortissime la storia ne ha viste di tutti i colori, insomma, però gli strumenti in mano all'uomo, che diciamo anche grazie, diciamo, alla sua disattenzione e cattiva volontà gli si ritorcono contro, sono di una potenza tale ed eccezionale che questa crisi epocale, scusate per favore, si sente molto più di quello che potrebbe, si può pensare, è talmente, diciamo, globale, complessa e totalizzante, investe tutti gli ambiti, e questa è proprio una delle difficoltà. La difficoltà principale è l'ambito antropologico, cioè si lede proprio alla base, no? la dimensione costitutiva dell'uomo, sociale, culturale, istituzionale, economico e ambientale, e attraversa tutti i livelli, perché è locale, nazionale, europeo e mondiale. Quindi l'urgenza della situazione interpella la nostra responsabilità a muoverci con sollecitudine e coraggio, nella libertà e nella gioia, in soccorso di questo caro, vecchio e sempre nuovo mondo che amiamo profondamente. Quindi diciamo che la nostra è una azione incentivata, supportata, motivata dall'amore, dall'esigenza di fare qualcosa, perché bisogna correre ai ripari. Allora, quali sono le nostre fonti? Ci sono delle fonti relative ai principi fondanti, che sono la dottrina sociale della Chiesa. Il nostro non vuole essere un movimento confessionale, ma sicuramente vuole essere un movimento di ispirazione cristiana, aperto a tutti quanti che hanno di buona volontà, che comunque si riconoscono la dottrina sociale della Chiesa, perché quella è la dimensione antropologica, sociale, corretta dell'uomo, su cui si possono riconoscere appunto tutti che hanno di buona volontà. E la buona volontà non è un modo di dire, perché l'onestà intellettuale è il discrimine, diciamo, per poter sviluppare una corretta azione politica. La Costituzione italiana, in cui ci riconosciamo, il codice, e poi
più vicino a noi, insomma, diciamo, il codice di Camaldoli, meglio più vicino a noi, il codice ecologicamente antecedente, comunque, il codice di Camaldoli e i principi, i riferimenti e norme del diritto europeo e internazionale conformi alle tradizioni giudaico-cristiane d'Europa che vedono protagonisti figure come, perché pure ce ne sono, adesso noi siamo abituati a vedere questa situazione degenerata dell'architettura europea che non è quella originaria, non è quella che deve essere, ma ce ne sono stati. Infatti Maritain scrisse, io direi sorprendentemente, o forse providenzialmente, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, è di Maritain, io non lo sapevo, l'ho scoperto più recentemente. E poi De Gasperi, Adenauer e Schumann, che riuscirono a mettere insieme una comunione di intenti, e questo secondo me è fondamentale, e risorse, e conseguentemente risorse strategiche, per la cui conquista erano state fatte delle guerre in Europa, sulla base di principi di solidarietà esplicitamente dichiarati. Più vicino a noi abbiamo, diciamo, dei documenti, alcuni prodomici, diciamo, e altri invece successivi alla costituzione dell'associazione, che ci sono, diciamo, più pro, cioè però sono nostri, no? E quindi sono quelli relativi all'incontro di Rovereto, quelli della Bonus Passo, qui dove siamo, del marzo del 2017, questo libro che adesso editiamo, e poi il documento per costruire insieme la palestra della politica, che è stato distribuito di nuovo oggi del Presidente, che poi è stato portato all'attenzione dell'Assemblea e approvato, che è stato distribuito oggi insieme a questo che abbiamo adesso in mano, e poi questi contributi programmatici che sono stati già in parte presentati nella scorsa Assemblea e oggi, diciamo, di nuovo sottoposti per un aggiornamento all'Assemblea e all'attenzione degli amici presenti. Insieme a questo c'è parte integrante il documento Manifesto per una buona politica per l'immigrazione di Natale Forlani, su cui poi specificatamente ci interterrà, ci illustrerà, che è una dimensione nuova per approcciare il problema, la questione dell'immigrazione. E poi un documento che sarà presentato dall'ingegnere Rotundo sull'Europa che abbraccia l'Africa. Ed è anche qui, questa qui è una lettera ai movimenti cristiani, ai presidenti dei movimenti cristiani e ai capi dello Stato e di governo dei paesi dell'Unione, proprio sul rapporto dell'Europa con l'Africa e sulla responsabilità che l'Europa ha nei confronti dell'Africa e anche sulla dimensione dello spendersi per la pace. Abbiamo poi sempre parte integrante di questo pacchetto, diciamo, il codice etico che è in corso di perfezionamento per merito, diciamo, di Antonio Giannone, su cui poi anche su questo ci sarà uno spazio specifico dedicato, elaborare il comitato scientifico che, devo dire, solleciterei perché penso che possano, il comitato scientifico può produrre senz'altro, ha una potenzialità notevole, quindi è bene che appunto possano sviluppare questa loro potenzialità, e indicazioni emerse, già emerse che ragioneranno oggi, e convegni tematici che dovremo organizzare. Quali sono le prossime scadenze operative? Intanto appunto le risultanze di questo incontro e di sviluppi ulteriori. Anzi, vi invito non solo a intervenire ma a inviare per iscritto ulteriori contributi. Poi il svolgimento di convegni tematici in poi tutta Italia e poi la pubblicazione entro Natale, ci prefiggiamo di pubblicare entro Natale un libro ulteriore di carattere più stringentemente programmatico. Questo. Ora, entrando nel merito, siamo a pagina 3 se volete seguire, di quella che è la dimensione più, diciamo, più deliberativa, che comincia più specificamente al capoverso secondo,
Entriamo un attimino a toccare quelli che sono gli obiettivi. Allora, noi abbiamo inteso, proprio perché non volevamo dare nulla per scontato, abbiamo inteso dare un carattere particolare, specifico, alla stesura del programma. E qual è questo carattere? Noi è metodologico, è stata un'azione metodologica, a più livelli, con effetti, diciamo, multitasking, con effetti molteplici. La stesura del programma è un processo fondante e strategico a un tempo. Definisce l'identità, per facendo il programma definiamo l'identità, l'appartenenza, perché chi si riconosce in questo processo che si sta sviluppando entra ad appartenere, divenendo anche il canale principale della partecipazione, perché noi vogliamo che ci sia una forte partecipazione. Non si tratta di aderire, si tratta di sviluppare insieme, di essere protagonisti di un processo. Oggi nessuno ci darà una pappa fatta, dovremmo farlo, è ognuno di noi deve contribuire a questo. E il valore aggiunto è in questo. È il motore dell'aggregazione, del consenso e della crescita del movimento. Del consenso perché noi riteniamo che ci sia una larghissima parte degli italiani, quelli che non votano, che potenzialmente possono essere si possono riconoscere nella nostra identità, nel nostro programma e possono inserirsi in questo processo di crescita. Costituisce inoltre il discrimine più efficace e trasparente per definire le alleanze. E questo è importantissimo perché noi dobbiamo superare una serie di cortine fumogene che partono dalla mistificazione del linguaggio, alla psicologia del sospetto, del preconcetto, alla diffidenza, eccetera, e questo si può superare soltanto col discrimine del programma. Che vuoi fare? Che vogliamo fare? Siamo d'accordo con quello che vogliamo fare? Intendiamo infatti andare oltre rispetto alle vetuste ideologie del passato, le pastoie del modernismo e del postmodernismo, qui vabbè si capisce, insomma, no, parliamo di marxismo, di liberismo, di teoria gender e quant'altro, rifiutando i funesti effetti del liberismo e del ipercapitalismo e collaborando con tutti i cristiani e gli uomini di buona volontà che si riconoscono nei principi della dottrina sociale della Chiesa, che non è una dimensione di fede, è una dimensione filosofica, antropologica, diciamo. La necessità di recuperare la capacità progettuale dei cattolici impegnati in politica è uno dei principali motivi per dare vita a un nuovo soggetto politico, non un soggetto dei cattolici però, ma un soggetto in cui appunto ci si riconoscano, ci siano l'ispirazione cristiana senz'altro, ma in cui si riconoscano persone anche di buona volontà. La diaspora infatti, ecco, che cos'è? Che vogliamo riparare un po' ai danni della diaspora però, perché? Perché la diaspora ha consentito la presenza in politica solo di singoli cattolici, che però, trovatisi isolati nei loro rispettivi schieramenti, poco più che ostaggi divisi se non contrasposti tra loro, sono risultati incapaci di incidere, riuscendo al massimo a svolgere un qualche ruolo interdittivo, in verità scarso, ma quasi mai performativo. Questo lo diciamo non perché ne facciamo responsabilità, anzi, sono volati, diciamo, e poi sull'agire di ognuno e responsabilità di ognuno secondo quello che hanno fatto non stiamo qui a discutere, insomma. Ma perché dobbiamo recuperare invece una dimensione più efficace, più i valori non irrinunciabili, cioè irrinunciabili, scusate, qui c'è un refuso, cioè una doppia negazione. I valori irrinunciabili infatti costituiscono le basi su cui poggia il senso stesso del vivere civile, i presupposti del patto sociale, le fondamenta delle istituzioni, le ragioni d'essere stessa dello Stato, che le riconosce come tali e le attua nella propria organizzazione e azione della sussidiarietà e solidarietà. Io aggiungo per il raggiungimento del bene comune e la realizzazione e lo sviluppo appunto delle persone, delle famiglie, delle società intermedie. Se lo Stato non fa questo, abdicando a questa responsabilità o infertendo l'ordine per cui non è più strumento ma è fine,
e alterando quindi anche i contenuti della propria azione, si riduce a un despota come un altro, cosa che purtroppo vediamo che sta progressivamente succedendo. Per questi motivi si ritiene necessario definire una piattaforma programmatica dell'associazione, individuando anche al suo interno dei temi prioritari in quanto identitari, qualificanti e particolarmente urgenti. Adesso rapidamente, spero, leggiamo questi punti che sono il risultato di quello che è stato inviato. Io inviterei anche le persone che hanno contribuito, e non solo loro, ma comunque per adesso loro, poi nel dibattimento anche gli altri, le persone che hanno contribuito alla stesura di questi punti, che necessariamente abbiamo dovuto stralciare e sintetizzare, di intervenire lì dove ritengono che sia opportuno e necessario completare o rendere più tecnicamente cogente, perché non siamo stati proprio negli aspetti più tecnici, e quindi mi rivolgo alla dottoressa Casagrande come a Natale, anche se poi Natale avrà uno spazio più specifico, al dottor Simoni e a tutti quanti quelli che sono intervenuti. Allora, abbiamo dei temi che abbiamo ritenuto prioritari. Uno è un'azione concreta sulla famiglia. Allora, noi diciamo che la famiglia è centrale, quale prima sede di tutela della persona, elemento costitutivo della società e fattore di sviluppo culturale, sociale e economico. E questo lo è e lo è sempre, anche se è messa in difficoltà e anche se è soffocata. Oggi se qualcosa ancora gira bene è perché le famiglie tirano una carretta, però. La persona e quindi la famiglia preesistono alle istituzioni, le quali pertanto si legittimano quali strumenti di tutela e di sviluppo delle stesse. E quindi ritorniamo ai suoi principi. Qual è l'intervento concreto? È la premialità fiscale della famiglia, che deve costituire un punto programmatico prioritario per evitare che sempre più famiglie cadano nell'indigenza. L'indigenza, le cui correlate misure costituiscono politiche di lotta alla povertà ugualmente urgenti ma distinte. Quindi ci saranno delle politiche della povertà, e poi ci sarà, invece deve essere prioritario, un intervento che di equità fiscale orizzontale, perché oggi sostanzialmente, l'abbiamo bene tutti quanti, da decenni le tasse alle famiglie le pagano a parità di reddito nominale, indipendentemente dalle persone a carico. E questo qui è disastroso, perché vuol dire che una persona che teoricamente dovrebbe avere un aliquota del 30%, se ha 4 figli, se ha 2 figli, gli diventa del 100%, perché? Perché viene tassato anche sui costi di sopravvivenza. Quindi abbiamo sinteticamente espresso la cosa, questi temi. Proponiamo pertanto la deduzione dal reddito dei costi di mantenimento delle persone a carico per un importo per ciascun componente della famiglia almeno pari alla soglia di povertà. Cioè noi diciamo se esiste una soglia di povertà sotto la quale dice che la persona è povera, tu non mi puoi tassare la povertà e quindi mi tiri via, mi deduci per ogni persona il costo relativo a quell'importo. Lavoro. Allora, che tempo è? Sono 20 minuti. Sì, ditemi voi. O lo diamo per dato? Lavoro, benissimo. Allora, lavoro, qui c'è una proposta specifica e qui ci siamo lanciati una proposta un po' più specifica che potrebbe avere l'anima per dare opinabilità, se può perfezionare, eccetera. Che dici? Dimmi. Sì, dopo si può. No, si può integrare tutto, si può discutere su questo, si può integrare tutto. Siamo qui proprio per questo. Si pensa a degli interventi a catena collegati tra loro, temporalmente dilazionati, ma appunto collegati, per cui dall'effetto dell'uno si recuperano delle risorse per poter alimentare l'altro. L'abbiamo chiamato alleanza tra lavoro e famiglia, perché si comincia a destinare degli importi
per incentivare l'occupazione riducendo il cuneo fiscale, con le risorse che parzialmente ritorneranno da questa azione attraverso maggior gettito, eccetera, assunzioni mirate nei settori strategici e ancora per il combinato composto degli effetti benefici, questa premialità fiscale della famiglia che abbiamo delineato prima, che a sua volta avrà ricadute positive anche sul gettito. Ora, c'è poi un capitolo sulla immigrazione, integrazione, cooperazione. Io questo qui, per quanto qui ci siano dei punti specifici ulteriori, io questo lo salto proprio per dare spazio a Natale. C'è poi l'aspetto molto sentito della riforma della governance economica europea per una finanza rispettosa dei principi dell'etica. Allora, qui abbiamo delineato alcune cose, ma se ne possono aggiungere altre, come per esempio introdurre l'obiettivo della piena occupazione tra gli obiettivi della BCE. Può intervenire adesso? Vabbè, mi dispiace, se no non chiudo, devo chiudere. Prevedere il controllo del Parlamento europeo su tutte le principali decisioni nell'ambito della politica economica e finanziaria, compresa quella del fiscal compact. Il Parlamento europeo oggi non ha potere sostanziale, invece bisogna dargli, perché è una legittimazione democratica e istituzionale. Dotare la politica economica e finanziaria europea di una vera politica di bilancio e tassare le transazioni finanziarie internazionali con particolare riferimento al trading online. Ripristinare la distinzione tra banche commerciali e banche di investimento e introdurre i vincoli restrittivi alla transazione sui futures. Introdurre a fianco alle vigenti sanzioni per i paesi in deficit altre sanzioni per i paesi con surplus eccessivi. Limitazione derivati, più severe norme europee antitrust e la revisione, una cosa che è molto a cuore all'ex governatore Fazio, la revisione delle politiche di vigilanza finanziaria rispetto all'attuale ripartizione dell'organismo europeo e nazionale, riportando la vigilanza a livello nazionale. Oggi c'è stata tutta questa questione, che però è anche frutto, da quello che abbiamo potuto capire, della mistificazione della comunicazione, perché in effetti la vigilanza è stata in gran parte trasferita all'Europa. L'Europa non la fa, perché non si mette nel dettaglio, per cui che fa? Innalza le soglie delle Basilea, eccetera, eccetera, strozzando ancor più la possibilità di credito, quando i problemi nascono invece da manifestazioni che non tengono in conto, diciamo, delle soglie, ma diciamo erano già da cose di altro ordine, insomma. Ora, altri livelli progettuali possono essere, abbiamo messo investimenti pubblici su, adesso non vi sto, leggeteli voi adesso, ma su cose di primaria importanza che tutti quanti sempre, diciamo, hanno ripreso spinto e che sono molto a cuore all'Unione Pubblica. Incentivi agli investimenti privati sugli stessi tipi di settori e altri, innovazione, eccetera. Riforma della pubblica amministrazione, su cui possiamo sentire poi la dottoressa Casagrande. Aspetti relativi alla giustizia, dove ci sono degli interventi, sentiremo poi, arriverà più tardi dottor Nanni, Saraceno, e poi proposte in materia di agricoltura, sanità, sentiremo Simone, e sostegno al terzo settore, che sono, diciamo, degli interventi, tra più che altro dichiarazioni di principio su impostazioni, diciamo, di filosofia politica sulla relazione con il terzo settore. In coda ci sono altri temi che abbiamo appuntato come possibili ulteriori approfondimenti. A questo punto io direi grazie, grazie. Facciamo un bel applauso.